giorni del recovery, che messaggio arriva ai giovani di Napoli sulle prospettive di una città che magari può dare nuove opportunità? Lei vede questo? Ma guardi, io sì, le vedo, colgo che le crisi sono anche opportunità, possiamo avere delle opportunità, però vorrei capire quali progetti sono stati finanziati, perché sta diventando una specie di mistero questo recovery, no? Adesso anche l'Europa ha detto, gli stati dicano ai propri concittadini quali sono i progetti finanziati, sono questo mistero, non lo capisco. Ho visto il documento, come dire, approvato, c'ha una cornice condivisibile, idee che la moltitudine degli italiani possono anche ritrovarsi. Però siccome parliamo di 240 miliardi, noi vorremmo sapere, per esempio, la città di Napoli, che ha presentato progetti per 1,7 miliardi, 1,8 miliardi, quali sono i progetti che ci finanziate? Altrimenti voi giustamente mi fate la domanda, mi dite, sindaco, ma voi lei pensa che il recovery fund rilancerà? Io magari dico sì, rilancerà, poi mi trovo che su 1,7 miliardi ci lasciano progetti per 100 milioni, e dirò è un'occasione persa. Se invece, come mi auguro e come spero e come ritengo anche, i nostri progetti saranno approvati in pieno, come quelli anche dei miei colleghi sindaci, allora vuol dire che finalmente si è tenuto anche conto dei territori, cosa che sapete non spesso accade, come anche di questi giorni che si discute del dissesto di circa 2000 comuni italiani, se ne stanno accorgendo adesso della situazione gravissima nella quale ci troviamo.